ho creato un salotto importante di qualità, non mi voglio distinguere dagli altri, ma voglio fare la differenza. Sono stato fortunato perché ho avuto dei maestri che mi hanno permesso di fare quello che volevo. Nel 2002 ho deciso di trasformare il mio negozietto in un salone di bellezza. Il team, per quanto riguarda il mio lavoro, è una cosa molto importante. Non vai da nessuna parte se sei da solo. Ho un team di tutti i ragazzi giovani, quindi tutti i ragazzi che hanno fame, hanno voglia, hanno carisma. Sono persone che sono appassionate del loro lavoro, mi seguono in tutto quello che faccio e su questo punto mi sento molto fortunato. La formazione è una cosa importantissima. La cosa positiva della formazione è che tu cresci giorno per giorno. Io durante i giorni successivi noto la differenza dei ragazzi che sono venuti a fare formazione in quel weekend e persone che non sono venute a fare formazione. Cioè vedo proprio il gradino di crescita. Perché noi la prima cosa che dobbiamo donare alla cliente è il sorriso. Il clima prima di tutto deve essere un clima sorridente, accogliente, non ci devono essere musoni, ma bensì ci deve stare energia ed allegria. Noi vogliamo essere allegri, sereni, energici e questa nostra energia, la nostra allegria la vogliamo trasmettere anche agli altri. La grande maggioranza di cliente che ho io è tutta giovane perché poi essendo giovani noi, il negozio è giovanile. Diciamo che tutto sommato non è facile accontentare tutte le clienti, prima dei capelli viene l'ascolto, quindi io prima che la cliente si mette seduta e parliamo di capelli e parlo io di capelli, deve parlare di lei, quindi orecchie da elefanti e ascolto, almeno 2, 3 minuti, 5 minuti di ascolto, quello che desidera la cliente. Noi come primo impatto diamo un'alta qualità. La soddisfazione della cliente è la nostra missione.